un'alba nuova. Sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente e tu cerchi ancora. C'è Dio Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Alba Nuova Potenza nella preghiera. Oggi è il venerdì 20 di agosto, noi siamo qui per la grazia di Dio e stiamo per concludere un'altra settimana e questo è molto importante. È molto importante fermarci e ringraziare il Signore perché noi possiamo chiudere una settimana e incominciare un'altra settimana sempre con la fiducia nel nostro Signore. Noi possiamo chiudere i nostri occhi e aprire i nostri occhi perché il Signore ci dà il dono della vita, finché Lui vorrà. Però sapete che quando una persona confida nel Signore perché ha creduto nel nome di Cristo Gesù, noi sappiamo di dover chiudere un giorno i nostri occhi su questa terra con la certezza, con la speranza che il Signore aprirà i nostri occhi e noi potremo per sempre vivere per il Signore. La parola di Dio nel libro dei Salmi, capitolo 3, versetto 5, quando parla del riposo, il riposo serve per offrirci pace. Ci dà riposo, ci fa ricaricare le forze, però l'obiettivo del riposo che noi troviamo nel Signore è darci pace. E adesso per fare il collegamento tra aprire e chiudere gli occhi, guarda quello che dice la parola di Dio e tutto questo che ha a che fare con la pace che noi troviamo nel Signore. Allora, Salmo 3, versetto 5. Io mi sono coricato e ho dormito. Poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. È interessante che qui, ossia il salmista, sta raccontando che lui si è sdraiato e ha dormito. E questo sdraiarsi e dormire dà un senso di pace, dà un senso di sicurezza, dà un senso di riposo, qualcosa che noi possiamo trovare veramente avendo il Signore nella nostra vita, nel nostro cuore. Allo stesso tempo il salmista, lui ha una fiducia. Io mi sono coricato, ho dormito, poi mi sono risvegliato. Sai perché? Però lui non dice perché sono forte, perché ho una bella casa, perché sono tranquillo, perché ho soldi in banca. No, ma perché il Signore mi sostiene. Quando il Signore ci sostiene, noi possiamo sdraiarci e dopo avere la certezza che noi apriremo i nostri occhi. Ma Fabiano, non è troppa fiducia o magari superbia dire che noi chiudiamo gli occhi, apriamo gli occhi, ossia e possiamo continuare a vivere? Vedi bene che io riaffermo qui, ossia non è arroganza, perché noi stiamo dicendo che la nostra fiducia è nel Signore.
Ed è interessante anche che chiudere gli occhi e aprire gli occhi ha a che fare anche con la futura, con l'anticipazione di una vita eterna. Sì, perché nella Bibbia il dormire a volte viene collegato con la morte. Noi chiudiamo i nostri occhi, ma il salmista sta dicendo che lui ha la fiducia che dopo aprirà i suoi occhi, perché il Signore lo sostiene. Infatti questa speranza di una futura risurrezione è quello che più ci dà la certezza di poter riabbracciare le persone che sono morti con Cristo, di poter vivere una vita eterna con Cristo, di poter avere il corpo anche se è stato arso nel fuoco, ma il Signore nella sua potenza ricostruirà il corpo e sarà un corpo glorificato dove lo spirito e il corpo di nuovo insieme per l'eternità, senza più corruzione. Anzi, quegli occhi che erano chiusi nel buio si aprono per vedere la luce infinita, la infinita potenza e la maestà del nostro Signore. Quindi la notte anticipa la morte, però la mattina, l'alba nuova nel Signore, anticipa la speranza viva e vera che noi abbiamo di una vita eterna con il Signore. La parola di Dio dice nel Salmo 13, versetto 3, «Guarda, rispondimi, o Signore, mio Dio, illumina i miei occhi, perché io non mi addormenti del sonno della morte». Noi sappiamo di poter chiudere e aprire i nostri occhi. Forse io vado a dormire stanotte, stasera vado a dormire, dopo non mi sveglio più. Però io so che un giorno i miei occhi, per la grazia infinita del Signore, si apriranno, perché il Signore è colui che mi dà la vita eterna. Paolo anche lui aveva esortato i credenti a Tessalonica, in Prima Tessalonica capitolo 4, versetto 13, lui dice: «Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza». Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. E poi continua dicendo, allora leggo tutto il brano per noi, lui continua dicendo: «Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati». Versetto 15: «Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore». Vedete qui la certezza. E Paolo finisce dicendo questo paragrafo dicendo: «Incoraggiatevi gli uni agli altri con queste parole». Allora noi questa mattina ci incoraggiamo con questa parola. Io mi sono coricato, ho dormito, poi mi sono risvegliato. Perché? Perché il Signore mi sostiene. Vogliamo pregare al Signore e ringraziare per il dono della vita. Signore, grazie perché Tu sostieni la nostra vita. Grazie perché sostieni il nostro cuore. Noi, Signore, vogliamo ogni giorno avere la certezza rinnovata nel Signore attraverso la parola, la preghiera, la comunione fraterna, la predicazione del Vangelo, che Tu ci stai preparando un luogo laddove noi vivremo con Te per l'eternità. Grazie per la Tua grazia, per il Tuo amore. Continua a operare nella nostra vita, aumentando, Signore, la nostra sicurezza e dipendenza dal Signore. Via da noi, Signore, ogni sorta di mancanza di fiducia, o magari di fiducia in noi stessi. Noi ci vogliamo umiliare affinché Tu ci possa innalzare nel momento giusto. Gloria a Te, Signore. Benedice e guida il Tuo popolo durante questa giornata. E grazie per la vittoria di vita eterna, della risurrezione dai morti e per la vittoria, questa che è offerta per mezzo di Cristo Gesù, colui che si è incarnato, è stato crocifisso, seppellito, risorto ed sta tornando. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. E il popolo di Dio dice: Amen. Glorificato è il nostro Signore. Mi raccomando, questo venerdì
Non dimenticare di ascoltare anche Leggiamo la Bibbia insieme a mezzogiorno. Domenica noi abbiamo la celebrazione a Cesena e a Rimini, tutte le chiese laddove si predica la sana parola. A Rimini noi siamo in via Cesare Pavese numero 8 alle ore 10:30 ogni domenica, a Cesena via Romagna 268 sempre alle ore 10:30. Un forte abbraccio, un santo bacio, vieni ad ascoltare la parola del Signore. Metti un like e condividi. Alba Nuova, potenza nella preghiera. Sei sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente. Tu cerchi ancora. Avrà uno scopo e sparirà la tua.